Jones su Radio Linea numero uno dello spazio delle canzoni che hanno fatto la storia della musica. Questa era It's So Unusual. Bene, allora adesso ci abbiamo un collegamento. Beh, sì, allora avete chiesto a gran voce un tecnico, no? Qualcuno sì, che possa spiegare che cosa sta succedendo, e noi il tecnico lo stiamo cercando ancora, anche se teoricamente lo abbiamo già trovato. E vediamo se ci risponde, perché senti in questo che momento bello che abbiamo messo. Sì, bellissimo. Non hai mai detto se ti piace oppure no questo cicalino. Assai. Tra l'altro la persona che stiamo contattando, buongiorno, Roberto Tallei, giornalista di Sky TG24, siamo qui con Freddy. Roberto, allora volevo all'interno di una poltrona per due spiegare grazie a te che cosa sta succedendo in Italia. Sei a Bruxelles in questo momento? Io sono a Bruxelles, sì, sono a Bruxelles, dove per la verità in pochi stanno capendo cosa è successo ieri in Italia, e insomma sono rimasti tutti spiazzati. Che cosa è successo? Le domande sono sostanzialmente due. Il Presidente della Repubblica poteva fare quello che ha fatto ieri? La risposta è chiaramente sì. L'altra domanda è: ha fatto bene a fare quello che ha fatto ieri? Qui la risposta è più complicata e non mi azzardo a dare un giudizio politico, perché comunque le prerogative del Presidente della Repubblica permettono assolutamente di rifiutare dei nomi. Non è la prima volta che succede, l'ultima volta era accaduto con il governo Renzi, quando Napolitano aveva imposto il veto sulla prima scelta di Renzi, che poi optò su Andrea Orlando. È stata anche una mossa per preservare l'istituzione della Presidenza della Repubblica, perché se un Presidente della Repubblica poi è costretto ad accettare i diktat di un partito o dell'altro, ovviamente l'istituzione crolla nella sua credibilità e nella sua autorevolezza. Dopodiché il risultato sicuramente è quello di creare molto scontento, di creare sfiducia nell'istituzione Presidenza della Repubblica da parte di almeno un 50% degli italiani, probabilmente quelli che hanno votato i due partiti che si apprestavano a governare, e probabilmente insomma è stato anche un modo che andrà a rafforzare il loro potere politico al prossimo giro. Certo è che sembra una mossa molto astuta questa di Matteo Salvini, perché non si era mai visto un impuntarsi su un nome. Se davvero si vuole andare a governare, si ha un passo dal governo quando si è dentro con la lista dei ministri, quindi anche perché l'alternativa offerta da Mattarella era quella di un autorevole esponente della Lega, quella di Giorgetti, il numero due di Matteo Salvini, quindi non c'era alcuna imposizione su nomi terzi. Evidentemente Matteo Salvini puntava anche alla rottura, perché in questo momento ha apparecchiato già una campagna elettorale che probabilmente lo vedrà dopo l'estate trionfatore al voto. Quindi è stata una mossa, secondo me, nella quale vince Matteo Salvini, perde Luigi Di Maio, che probabilmente ha perso la partita della vita, aveva puntato tutto, anche concedendo molto a Salvini, aveva puntato tutto su questa chance di governo e se l'ha vista sfumare. Vince forse Alessandro Di Battista, che tornerà probabilmente in pista, ha già fatto capire che questo viaggio per il Sud America sembra saltare e tornerà in pista e forse si ricandiderà. Silvio Berlusconi probabilmente tornerà in Parlamento, visto che oramai è ricandidabile, quindi a settembre sicuramente si ricandiderà. Vince appunto Matteo Salvini, la Presidenza della Repubblica rischia insomma di vedersi un'immagine offuscata nei prossimi mesi, pur avendo agito, lo ripeto, insomma dal punto di vista costituzionale in maniera assolutamente ineccepibile. Dal punto di vista politico insomma bisogna ragionare anche sulle conseguenze poi di certi atti. Senti, ma una domanda intanto, cioè torniamo a votare con un'altra legge elettorale che qualcuno farà? No, non credo proprio. Non credo proprio. Io, se devo fare una scommessa, adesso ci sarà questo governo Cottarelli che non otterrà la fiducia, sì, perché non vedo una maggioranza in Parlamento, non l'abbiamo trovata in 84 giorni, quindi non la troverà sicuramente Cottarelli, ma comunque sarà il governo che ci porterà poi alle urne, visto che nel momento in cui si giura comunque si entra a Palazzo Chigi, quindi il governo Gentiloni decadrà. E questo sarà un governo che ci traghetterà a settembre probabilmente alle urne.
quindi con un Parlamento di fatto paralizzato senza una maggioranza, e quindi si andrà alle urne con la stessa legge elettorale. Una situazione di la vera domanda, la vera domanda, Beatrice, a questo punto è: quali saranno le coalizioni per il prossimo elettorale? Cioè, la Lega andrà ancora con il centrodestra oppure si presenterà con il Movimento 5 Stelle? Peraltro, se la Lega e il Movimento 5 Stelle si presentassero insieme e dovessero scegliere come candidato premier Paolo Savona, che succederà? Verrà rifiutato questo nome? Molto difficilmente. Quindi probabilmente, per chi non voleva Paolo Savona, rischiamo di trovarci dalla padella alla brace. Sì. Okay. Senti, alcuni nostri ascoltatori sottolineano che diciamo così, c'è questo questa sorta di modalità di arringare un po' e di fare sobillare le masse. Ecco, ma adesso non volevo dire proprio un termine come questo, però che qualcuno ha un pizzico di preoccupazione, insomma, come dire, un ritorno al passato, una vaga idea di quello che potevamo essere. Ma proprio per questo dico che questo atto assolutamente legittimo del Quirinale può comportare un accendersi dei toni molto molto forti, molto pericoloso. Dopodiché, si parla di impeachment, non ha studiato la Costituzione e quindi farebbe bene magari a ripassarsela. Però capisco che politicamente è un atto che provoca molto molto scontento, anche perché dobbiamo ricordarci una cosa, che l'uscita dall'euro non era nel contratto di governo. Quindi comunque sia, insomma, il nome era sicuramente un nome con idee molto radicali, ma stante al contratto di governo e anche al fatto che questa maggioranza avrebbe avuto una maggioranza molto risicata al Senato, e quindi io sono convinto che se questo governo fosse nato avrebbe potuto fare un terzo delle cose che aveva messo nel contratto di governo, perché comunque bisogna ricordarci che abbiamo una Costituzione dove c'è il pareggio di bilancio, e quindi tu certe leggi senza copertura non le puoi fare perché sono incostituzionali, ti vengono bocciate prima dal Presidente della Repubblica, poi dalla Corte Costituzionale. Ci sono dei trattati internazionali che vanno rispettati, quindi quel contratto di governo, secondo me, sarebbe stato applicato per un terzo se va bene. Adesso se va bene, se fino va a bene. Settembre non ci sarà nessun contratto di governo, e quindi non faremo assolutamente nulla. Il governo balneare, no? Sì, no, quello che avevamo avremo il governo balneare, un governo senza fiducia, un governo senza fiducia che sarà in carica per gli affari correnti. Vi dico una cosa, il problema è che noi contiamo sempre di meno nello scenario internazionale in questo modo. E siamo visti veramente come, in questo momento siamo visti come il malato d'Europa nuovamente, anche se non ce lo meritiamo, e siamo una voce oramai completamente scomparsa come autorevolezza, anche perché non siamo più rappresentati, abbiamo un governo appunto in uscita e un altro che sarà senza fiducia. E poi le decisioni le prendono gli altri, come al solito. Male, molto male. Roberto, grazie per essere stato con noi. Salutiamo e ringraziamo Roberto Tallei, giornalista di Sky TG24 da Bruxelles. Speriamo, insomma, di metterci in contatto con te nuovamente per cose, insomma, per delle buone notizie. Per delle buone notizie. Grazie, speriamo. Buona giornata. Ciao Roberto. Ciao. 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 Numero 1 Radio Linea. Numero 1